Allora, risposte secche, lo facciamo a tutti. Io ti dico X o Y e te mi dici l'uno o l'altro, ok? A dire la verità sono poche, quindi... Bene. Allora, camion di Pancali o Ruspa Nuova? Camion. Camion di Pancali? Sì. Domenica a costruire o sul divano? Vabbè, minchia, dai, che risposta secca è? Domenica a costruire. Vabbè, non è così scontato, sul divano non ci si sta male. Sul divano poi si può pensare, capito? Tanto guardala, guardala. Ti ha risposto lei. Preferisce costruire davvero, Legno o cemento? Legno. Marcello Ascani o Malloru? Marcello. Yaki Dale. Ciao, o King Gash? Yaki. Vabbè, ma minchia, metti a confronto, figa, Yaki lo conosco molto di più. Vabbè, non è che devi dare... spiegazioni, hai ragione, hai ragione. Questa qua sarà la mia rovina sui colleghi. Poi uno... Bastard. Grulandi o Muschio Selvaggio? Muschio Selvaggio. No! Che cazzo! No! Cazzo! Questa la tagliamo, no, la ripetiamo. No. Giusto, giusto. Anche per me. No, se metti anche la battuta di prima ci sta. Anche per me ha detto. Muschio Selvaggio. Siamo il Muschio Selvaggio dell'Eurospin, cioè, capito? Beh, la brutta copia. No, no, no. Lo sai che vuol dire Eurospin? Che vuol dire? Spesa intelligente. Vedi? Quindi abbiamo un podcast intelligente. Comunque sono quasi finito. Quan. È vero, vuol dire così. Sì. Spin, smart. Non è l'euro che gira. No, davvero. Michele Molteni. Andremo a vedere. Bravissimo, cercalo. Michele Molteni o Miguel e l'italiano? Miguel, no, Michele Molteni. Michele Molteni, gli altri sono tutti figli. Brianza o Dubai? Brianza. Brianza o Milano? Brianza. Brianza o Firenze? Brianza. YouTuber preferito? Vabbè, Michele Molteni. Te l'ho già chiesto prima. Per ultimo, per finire, mi devi dire... Non puoi dirmi non lo so, non puoi dirmi no, non me lo devi dire per forza. Uno youtuber che ti sta sui coglioni. Ci posso pensare un attimo? Sì. Noi non abbiamo canali, se no devi dire no. Sono domande Grulandia. Beh, sono domande scomode che facciamo a tutti e tutti ci hanno risposto, non puoi... Sì. Anche Sgarbi ha detto il suo youtuber... Anche Sgarbi ci ha detto... Sgarbi, dai, facciamo bravo. La segue a lui. È più bravo a fare quelle battute lì lui che altro... No, poi salutiamo Sgarbi. Ciao Vittorio. Ormai nostro amico. Vediamo, uno youtuber che mi sta sui coglioni. Vediamo. Vabbè, ci sta, ci sono sempre, eh. Cioè, se vuoi te lo dico anch'io, non ho problemi. Diccelo uno. No, perché non è... Dai, diceva Marco, non... In realtà... Io cerco di trovare sempre il positivo in tutto, no? Quindi è difficile per me. Però ti frego. E non puoi dire altro poi. Peter McKinnon, che non conosco, però va bene, va bene. È canadese. Mi sono parato il culo. Va bene, ci sta la paraculata. E posso anche dire perché mi sta sul culo, se vuoi. Perché ha smesso di fare contenuti con Casey. In realtà mi piaceva tantissimo. Casey è il tuo proprio... No, Casey è quello che mi ha fatto partire tutta la cosa in testa. Comunque Casey, io devo dire, secondo me è più di Mr. Beast il mentore della maggior parte degli youtuber. Sì. Cioè veramente lui ha dato, secondo me, grazie a Casey sono nati tanti, non lo so, l'80% degli youtuber che ci sono adesso. Sì, e invece grazie a Mr. Beast non ne sono nati nuovi, no. Secondo me Mr. Beast è più uno che vedi, okay, no, ma lui poi è inarrivabile, sembra inarrivabile, esatto. Casey no, Casey sembra uno di noi, no? Fa disfa il martello, ti faccio il coso, capito? È tutto, lancia le robe, chiaro, è un grande.